La Commissione europea ha appena annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni che l'Italia appoggia con convinzione. Siamo pronti a ulteriori passi anche sull'energia insieme ai nostri partner europei. L'Unione europea deve mostrare la stessa convinzione e la stessa rapidità mostrata nei giorni per aiutare l'Ucraina nel sostenere i suoi cittadini e le sue imprese. L'esperienza, muovendoci ai giorni di oggi, l'esperienza della pandemia, offre un ottimo esempio di come l'Unione europea abbia saputo adottare strumenti innovativi quando ha fronteggiato una crisi di quelle dimensioni. Dobbiamo ritrovare lo stesso spirito sul fronte della politica energetica e della politica economica. C'è bisogno di soluzioni strutturali che limitino il prezzo dell'energia per difendere il potere d'acquisto delle famiglie e la capacità produttiva delle imprese. I nostri governi hanno fatto la loro parte, continueranno a farla, ma gli interventi di politica energetica non possono gravare soltanto sul bilancio pubblico nazionale. Devono essere strutturali. Nello scorso Consiglio europeo abbiamo condiviso un ampio pacchetto di possibili misure che sono ora all'esame della Commissione. Ora è il momento di agire.